Un saluto a tutti, siamo a Monte di Procida, siamo con Francesca Diana che è la proprietaria dell'isola di Vivara. Sì, proprio così, l'isola di Vivara, la bellissima isola che si trova su Procida, è stata poi inaugurata proprio stamattina con il sindaco Dino Ambrosino. Salve, io sono Francesca Diana e stamattina, dopo 20 anni di causa fatte da mio padre Giuseppe Diana, l'avvocato Giuseppe Diana, siamo riusciti a riaprire con l'accordo del comune l'isola di Vivara. È un'apertura temporanea a titolo gratuito per far sì che la gente si possa iniziare ad avvicinare a questa bellezza che noi abbiamo e che fino adesso è stata poco sfruttata, poco vista. L'evento si è svolto stamattina con i campi estivi di Procida. C'erano dei bambini e questo non è stato fatto a caso, è per dare un segno che vogliamo iniziare con un futuro nuovo, proprio essendoci dei bambini che rappresentano il futuro, la purezza, la trasparenza. Questo era il nostro intento. Ma com'è che tu sei la proprietaria di quest'isola di Vivara? Vuoi raccontare un po' la storia? Questa causa è durata 20 anni e l'ha iniziata mio padre nel 99, quando si rese conto che le volontà testamentarie di un suo lontano parente di Procida non erano state portate a termine come lui voleva, non erano state adempite. Di conseguenza, mio padre si rivolse al tribunale e dopo tanti anni è stato riconosciuto il diritto sia di erede, ma anche di proprietario dell'isola in quanto il testamento si poteva risolvere per mancanza di rispetto delle volontà. Di conseguenza mio padre poi è venuto purtroppo a mancare nel 2004 ed io e mio fratello Antonio, Diana, ci siamo assunti tutte le cause che sono venute dopo e tutte le responsabilità che questo ne comporta. Finalmente ci siamo visti nel 2015 riconoscere il diritto di proprietari con una sentenza che non lasciava dubbi e nel 2019 la Cassazione ha confermato definitivamente e senza più poter fare appello a nulla che la proprietà è dei Diana. E noi oggi abbiamo potuto perciò riaprirla. Volevo sapere, mo di quest'isola di Vivara, che cosa ne farete? Noi adesso siamo in contatto con il comune di Procida, con il quale noi vogliamo anche in futuro poter sviluppare sull'isola un turismo di cultura, una fruibilità facile, in modo tale anche da arricchire il patrimonio culturale, storico e ambientale di Procida, insieme alle altre bellezze che già ne fanno parte. Ovviamente in tutto questo saremo aiutati dalla riserva, perché non dimentichiamo che c'è anche una riserva statale sull'isola, quindi sarà comunque un lavoro fatto a tre mani. Quindi sarà sempre visitabile dai turisti, da Per il tutti. momento durerà un mese, è temporaneo, ma siamo sicuri che dall'estate prossimo, dalla primavera, riusciremo a trovare il modo di renderla fruibile con facilità a tutti. Anzi, io volevo fare questo intervento oggi anche perché vorrei coinvolgere i miei concittadini montesi ad andarla a visitare, visto che adesso è anche a titolo gratuito e quindi è facile poterci accedere, prenotando sul sito del comune online e visitare le bellezze di quest'isola, perché dobbiamo sentirne le bellezze anche noi, qui a Monte di Procida. E credo che questa sia l'occasione adatta per unire le due cittadinanze. La proprietà vorrebbe approfittare anche di ringraziare, fare un ringraziamento alla Protezione Civile di Procida. In primis al presidente della Protezione Civile di Procida, che non c'è più, Antonio Meglio, che ha fatto un grande lavoro su Vivara. E adesso al presidente Arturo Scala, e ai suoi ragazzi, come li chiamava Antonio Meglio, per tutti gli interventi che fanno, sono sempre presenti ad ogni manifestazione, ad ogni necessità, per cui la proprietà sente di dovergli fare un ringraziamento.